Buongiorno, oggi volevo parlarle un po' di PC, tasto destro, del mouse, volevo parlarvi di aumentare un po' la connessione e un po' di ricerca su Google. Ho visto che tanti miei amici non sanno usare browser, internet, vanno così a casaccio proprio senza... Non lo so come funziona, come usano loro internet. Allora, cosa dirvi? Iniziamo con dire che aumentare un po' la connessione, la velocità di internet. Queste sono tutte cose che ho imparato da altri utenti di YouTube, non sono cose che mi sono inventato io, e ho visto tanti miglioramenti. Allora, come avete visto, sono andato sulla lineetta della connessione, fai tasto destro del mouse, apri centro connessioni, vai su connessione reti wireless, proprietà, eccoli qua. Allora, io ho tolto tutte le spunte tranne che IV6 e l'IPv4. Tutte le altre cose non servono assolutamente a niente. Beh, l'unica cosa che forse a voi servirà è anche il Q0, QO6, questo qua, QoS. Una cosa che forse voi usate mentre io non la uso è quello della stampanti Microsoft. Se avete una stampante collegata, questa la attaccate e la lasciate attaccata, altrimenti la stampante non vi funziona più. Io avendo tolto tutte queste spunte qua che non servono a niente, ho visto un po' di miglioramento e anche meno pubblicità che in entrata in internet. Questo sì. Ok, detto questo, l'argomento è chiuso. Dopodiché, browser, io uso Torch. Che è molto similissimo a Chrome. Nel senso, se vi faccio vedere la differenza, non noterete quasi nessuna differenza. Ad esempio, io questo è Chrome. Questo è Chrome, mentre questo è Tor. L'unica differenza che ho notato, è molto importante secondo me, dopo ognuno faccia quello che vuole, se uno va su impostazioni e va su impostazioni, come vedete sono molto ma molto similari, per non dire quasi uguali. La differenza qual è? Che Chrome non ha assolutamente niente, lasciate stare le estensioni che ne parliamo dopo, Chrome non ha assolutamente niente. Torch ha Torrent incorporato, ha un'estensione per scaricare qualsiasi tipo di file, dipende dal sito, e ha questi due, solo che sono game stock, che ti fa vedere i soliti giochini per bambini, oppure alcune volte gioco anch'io, e qua ti dà una Torch Musica, ti fa vedere tutte le canzoni su YouTube, su vari siti, le più nuove, molto carino. Solo che io, avendo un antivirus abbastanza potente, mi sono trovato molto bene con questo antivirus qua, craccato, lo trovate in internet, è un po' difficile craccarlo, comunque è fattibile, è molto valido. Quando io vado qua, naturalmente mi dice, l'antivirus mi dice è potenzialmente indesiderato. Infatti mi è successo che quando l'ho installato in automatico, mi ha visto che Torch qua era mi vedeva come una specie di virus, appunto per queste due cose qua. Ma non preoccupatevi, anche gli altri antivirus lo vedono come potenzialmente pericoloso, perché ci sono solo queste due cose qua che non si possono assolutamente togliere. Un'altra cosa invece
è molto differente tra questo e l'altro. Se voi andate giù con uno e anche con l'altro, postazioni avanzate, andate giù in ultima e io ho visto molta differenza tra uno e l'altro, è esattamente questa. Accelerator Log Torque di Torch, questo invece non ce l'ha assolutazione. Impostazioni, come vedete, non c'è assolutamente niente. In poche parole, cosa significa questa qua? Io l'ho messa a 8. Differenza che se io scarico un video o un film con questo, ci metto 10 minuti, con Torch qua ci metto 3. Ci metto 3. Questo l'ho notato al 100%. Comunque dopo ognuno è libero di usare qualsiasi browser che ritenga necessario. Un altro browser che ho utilizzato, però dopo l'ho disinstallato, è un browser cinese che si chiama Baodi. È totalmente in inglese, è uguale a Chrome, stesso formato. Addirittura c'è WhatsApp incorporato. C'è WhatsApp, c'è Facebook, Twitter, ce li ha tutti quanti. Però ho fatto fatica a disinstallarlo perché si attacca, va dappertutto, va su impostazione del PC, è un po' un casino. Comunque l'ho provato e anche disinstallato perché ho visto che l'avevo installato perché mi scaricava i film direttamente da qua. Ad esempio, se noi, per farvi capire, no? Se io vado su, cavolo, se io vado su un film, su un video, qualsiasi video, tac, come vedete la lineetta inizia a lampeggiare. Tu fai, schiacci la lineetta in automatico, tac. Eccolo qua, mi sta scaricando a 600 KB al secondo. Ci mette 2 minuti. Addirittura si può fare anche un'altra cosa che io l'ho cambiata. Acquisizione media, se voi fate cambia, scarica video e audio. Se voi mettete qua e fate ok. Se voi andate qua di nuovo, fate scarica, in automatico, guardate cosa fa, quando finisce di scaricare il video, perché qua adesso sta scaricando il video, vi scarica anche soltanto anche l'audio a parte, che è una bella cosa se voi volete scaricare un video di musica su YouTube, vi scarica sia il video e dopo alla fine vi scarica anche l'audio a parte. Ecco che avete la vostra canzone da mettere su una chiavetta e ascoltarvela in macchina. Tutto questo Chrome non lo fa. Aspetta che vi faccio vedere meglio perché magari non ci credete. Un attimo di pazienza, potevo prendere un video più corto. Questo è il video che sta scaricando, vedete? Cavoli, se ne prendevo uno più corto era meglio, comunque va bene. Quindi questa è la differenza tra vari browser. Ne ho provati tanti, ho provato un browser della Vira, ho provato un browser anche dell'Adblog, c'è un browser Adblog, però sono tutti browser normali, ognuno ha il suo vantaggio. Io comunque mi trovo bene con questo, è da circa 2 anni che l'ho trovato e l'unica differenza è appunto questa qua, scarica media, che all'inizio, appena l'avevo scaricato, se andavo su, ecco qua, io dove vado a scaricare i film, in automatico in streaming, andavo in streaming e mi scaricava direttamente da qua, senza nessun programma. Però dopo si sono accorti, le grandi multinazionali si sono accorti,
Ecco qua ragazzi, e quindi l'hanno bloccato, quindi non si riesce quasi più a scaricare niente, solamente da video. Come vedete il download qui è finito, rimuovi, come vedete questo me l'ha scaricato il file video e audio, e qua mi ha scaricato solamente l'audio MP4, è molto veloce e simpatico, senza star lì con programmi programmini, quindi io lo trovo molto utile. Parlato di questo, cosa possiamo dire ancora? Niente, i preferiti. Allora, tanti amici che ho visto, amici normali, tranquilli, che navigano in internet, non sanno neanche cosa sono i preferiti. Preferiti, come vedete, io ne ho un quintale e mezzo. Ne ho qua, ricorda film, me lo sono fatto io. Ne ho fatto un quintale e mezzo. Perché tutti quanti fanno le ricerche, ad esempio, fanno le ricerche e magari trovano un sito interessante, però non lo mettono nei preferiti. Dopo 2 giorni, sono andato su un sito, ma non mi ricordo più. Allora ragazzi, si va su un sito e non si fa altro che schiacciare la stellina. Ad esempio, scriviamo S6, schiacciamo. Oh, guarda, ho trovato questo sito qua. Bel sito, bellissimo sito, mi piace, interessante, ottimo, tutto quello che vogliamo. Basta schiacciare qua la stellina. Preferiti, fine, in automatico preferiti viene fuori qua. In automatico viene fuori qua. Una volta che è venuto fuori qua, la prossima volta che andiamo a schiacciare qua viene fuori la stessa pagina, però tanti, tanti, tanti non li usano o non sanno neanche cosa siano i preferiti. Un'altra cosa che ho visto fare. Naturalmente, ognuno è libero di usare internet come vuole. Tanti prendono, cosa fanno? Vanno su l'S6 e prendono e iniziano a guardarlo un sito alla volta. Allora, vi ricordo che il vostro mouse ha due pulsanti e una rotellina. Cosa servono? Allora, se voi schiacciate la rotellina, andate sopra il sito. Rotellina, rotellina. Rotellina, rotellina, andiamo qui, rotellina, rotellina. Come vedete vi apre tutte le pagine che voi avete selezionato e dopo fate le vostre ricerche, almeno io faccio così perché mi trovo molto meglio, è veloce e quindi ho sempre sotto controllo la prima pagina che ho trovato, ma io non contento. Di solito faccio anche così, qualsiasi data no, magari metto l'ultima ora, così so che queste notizie le ho trovate 40 minuti fa, 45 minuti fa, e tanti invece queste cose non le cercano, non sanno neanche che esistano. Dopo un'altra ricerca che faccio io vado anche su immagini, perché adesso non mi dà. Non mi dai neanche le immagini. S6 immagini, perché anche questa ricerca sembra strano, ma ha i suoi risultati molto molto utili. Ad esempio, io trovo questa immagine interessante, rotellina, 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 rotellina. Quando andate qua, se voi andate sulla pagina, questa è un'altra pagina, e andate direttamente sul sito dove ne ho scaricato questa immagine qua. Ecco qui che siamo andati su questa, ok, e siamo ognuno si legge il suo argomento. C'è questa, naturalmente tutte queste cose qua su tablet, smartphone o cavolate varie non ci sono, perché non c'è la rotellina.
Oppure sì, c'è un sistema, tenendo schiacciato sul sito viene fuori, apri in un'altra pagina, però non è la stessa cosa. Internet su Android è tutt'altra cosa di internet su PC, vi sembrerà strano, ma è così. Ok, dopo ognuno è libero di usare internet come vuole. Ah, un'altra cosa che tanti non fanno perché hanno giustamente l'email di Yahoo, o io infatti ho Gmail, e quindi avendo Gmail sono registrato a Google. Perché io vi dico questo? Perché tanti mi hanno detto: ho cancellato il browser perché si è intasato il PC, o l'ho cancellato per sbaglio. E cosa succede? Che se non sei registrato a Google, i preferiti scompaiono. Questi qua spariscono totalmente e non li ritrovate più. Allora, per chi non è registrato con Google, un consiglio che vi do: non fate altro che, quando avete i preferiti li prendete, li schiacciate tasto sinistro, quello normale, e lo spostate qua quando li avete spostati tutti, fate una cartella e ve li mettete via. Quando un domani vi dovete ristallate qualsiasi browser, non fate altro che prendere uno alla volta, giustamente uno alla volta, li portate qua ed ecco che, e li rimettete sui preferiti. Questo problema non esiste se siete iscritti a Google. Una volta che avete dato l'email, in automatico vi installa tutti i preferiti, vi installa in automatico tutti i preferiti e anche tutti quanti le estensioni, tutte quante le estensioni. Questo è un trucchetto che io uso abbastanza spesso, o do consigli perché appunto capita molto spesso di cancellare il browser perché si impalla, perché avete messo le mani sulle impostazioni, non vi ricordate cosa avete fatto e non funziona più correttamente. Parliamo adesso un po' di estensioni. Estensioni, estensioni, estensioni. Allora, vi dico che un Adblock non basta più, in senso che il nostro amico Google ha comprato Adblock e quindi ogni tanto vi appaiono le pubblicità anche sul browser normale, sui siti, appunto perché avendolo comprato gli ha dato soldi e gli ha dato il permesso. Vi dico questo perché se voi provate ad andare qua, come vedete qua c'è scritto: permette ad alcuni annunci non invadenti, consenti, ok. Io, se guardate bene, ho Adblock Plus, ho Adblock Pop e ho anche questa che ho installata in ultima 3-4 giorni fa, mi trovo molto bene, e in più ne ho anche un'altra ancora, Adblock. Tutte queste, ancora questa qua l'avevo cancellata. Questa qua non ve la consiglio perché se installate questa non vi parte nessun tipo di video su browser. Io l'avevo cancellata, però ogni tanto si ristalla, non so perché. Come vedete io ne ho ben 4-5. Una volta installate però non basta, perché tanto vi fanno dire sì, dovete installarla e basta. Invece no. Perché quando voi le installate, tutte queste qua hanno tutte la spunta, una bella spuntina. Invece dobbiamo toglierle.
dobbiamo toglierle tutte quante perché alcune rompono solo le scatole oppure sono consensi che impediscono ad iBlog di funzionare. Vedete spunte che ci sono qua, io adesso le ho, ve lo leggete tutti quanti. Mi raccomando, se togliete alcune spunte, non vi apparirà più i simboletti di Twitter, perché appunto AdBlock blocca anche bottoni social media. Eccolo qua, vedi? Bottone, se io questa qua la metto, in poche parole non vedo più nessun bottone per scrivere mi piace su Facebook, se voi siete iscritti a Facebook. Io sono iscritto solo a Google più, perché Facebook non mi piace assolutamente. Facebook, scusate, Facebook. Quindi ognuna bisogna entrare, installarla, entrare naturalmente. Entrare, andare su opzioni e ognuna ha la sua spunta da effettuare. Detto ciò, anche questo è vero. Anche questi, naturalmente, se io disinstallo il browser e non siete iscritti a Chrome, a Google, scusate, se non siete iscritti a Google spariscono, non ve li mette più. Allora, per mettere in promemoria anche questi qua, c'è una piccola operazione da fare, molto semplice, non c'è nessun problema. Si va su opzioni, lui vi apre una pagina, questa pagina qua. Andando su opzioni, non fate altro che metterla su opzioni, su preferiti, fate tasto normale, fate fine. Ed ecco che ve li mette qua. Una volta messi qua, fate l'operazione di prima, la prendete e la spostate qua. Una volta che l'avete spostata là, non fate altro che prendere nuova scheda e metterla qua. Ed ecco che vi appare. Oppure c'è sui generali c'è anche, e stessa cosa la fate anche con le altre, perché se voi andate qua se ne apre un'altra su opzioni, dettagli oppure pagina di sfondo, no, comunque sì, andate su opzioni e vi apre sempre le pagine nuove. Voi non fate altro che metterla sui preferiti e spostarla poi nel vostro desktop. Fate una cartella con scritto estensioni preferite e ve la mettete via. Ecco che un domani che dovete cancellare tutto, avete tutte le vostre estensioni, tutti i vostri preferiti e cose del genere. Dopo, parlando di estensioni, avendo tutte queste estensioni qua, a me capita molto spesso che alcuni siti proprio neanche non si aprono più. Però per fortuna hanno costruito questa estensione qua, che è molto 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 pratica. E cioè, se io schiaccio qua, io schiaccio questa, in automatica le chiude tutte quante. Come vedete sono tutte disabilitate, abilitate. Se io rischiaccio qua, sono tutte abilitate. Quindi se io sto cercando una cosa e vedo che non mi apre la pagina, 90% è perché ho un AdBlock che rompe le scatole e quindi non faccio altro che non faccio altro che, scusate, stavo guardando se stavo registrando, ma penso di sì. E quindi ve le mettete in parte, come dicevo, e quindi non fate altro che disabilitare, ecco che la pagina rifunziona di nuovo. Beh,
Dopo non so ancora cosa parlarvi, abbiamo parlato di quindi le estensioni che ho parlato, i preferiti ve li ho parlati, Torrent, cosa dire, se vi piace scaricare giochi, cose del genere, in automatico questo è già Torrent. Ad esempio io cos'è che ho, ogni tanto mi scarico qualche giochino per PC. Ad esempio andiamo dentro uno, un bel gioco, questo qua, 4 giga, sono interessato, mi piace, schiaccio qua e in automatico tac, parte. Come vedete lo sta già scaricando. Lo sta scaricando con un download speed 61. Naturalmente non è velocissimo. Beh, sappiamo tutti che Torrent non è mai stato veloce. Comunque, al momento è molto più veloce di altri torrent che si scarica col torrent all'esterno a scaricare l'estensione, il programma stesso. Niente, tutto là. Film con Torrent io non li ho mai scaricati perché non mi fido, nel senso che mi sono trovato film porno al posto di un film che volevo scaricare. Io di solito uso questo sito qua e questo qua. Allora, secondo me sono i migliori, un attimo solo perché qua lo rimuovi dall'elenco. Scusate un secondo, perché sennò questo qua continua a scaricarmelo e io non voglio. Ok, perché sono i migliori? Allora, i migliori non è che siano i migliori, ce ne sono talmente tanti, è perché se io vado su questo sito qua mi fa vedere prima cosa audio 6, video 6 e mezzo, e quindi mi fa vedere che è LT e fa un è brutto da vedere ancora, bisogna aspettare, non si fa vedere bene, non si vede bene. Oppure c'è questo, sono collegati, secondo me è lo stesso sito che propone, è lo stesso capo, si può dire. La differenza sono simili perché anche questo ti fa vedere LT, e naturalmente qui i download neanche non provateci a scaricarli perché i download non funzionano quasi più. Funzionano lo streaming, questo sì, lo streaming. Naturalmente se il film è brutto si vede male, ecco che scaricate un film che si vede male. Se voi aspettate un mesetto, dipende dal film naturalmente. Perché se il film è bello viene la versione buona, viene fuori dopo un mese. Se il film non è bello, è brutto, potete aspettare ad esempio questo è da mesi che lo sto aspettando, ma de deve fare talmente schifo da ottobre che l'hanno messo dentro ad ottobre. Ottobre, 31 ottobre, e deve ancora venire fuori la versione migliore, quindi vuol dire che fa veramente schifo. Io me lo tengo qua perché io sono curioso e mi piace guardarlo lo stesso. Se mi metto in testa di guardare un film, me lo guardo. Allora, un altro. Allora, voi mi direte: ma come posso scaricare il film allora se il download non funziona più? Calmi, funzionano, però vanno lenti. Vanno lenti e vanno lenti perché al giorno d'oggi hanno iniziato a guadagnare più sullo streaming che non sul download. Quindi, essendo multinazionali, tutti questi qua si sono buttate tutte sullo streaming. Allora, per scaricare da streaming io uso un bel programmino che lo trovate in internet gratuitamente, è velocissimo,
velocissimo, scusate, velocissimo Audio Logic. No, scusate, eccolo qua. No, scusate, eccolo qua. Questo programmino che una volta installato non dovete più toccarlo. Non dovete più toccarlo perché si chiama EagleJet. EagleJet. Lo installate, una volta che lo installate, andate su opzioni, configurazioni. E dovete solamente togliere un po' di spunte perché altrimenti si avvia con Windows che non vi serve a niente. Connessione lo mettete al massimo, lo mettete al massimo e basta, dopo non c'è altro da fare. Dopo guardate un video su YouTube perché c'è da scaricare l'estensione. Una volta voi che avete scaricato questo qua potete anche chiuderlo e metterlo via, non serve neanche più aprirlo. Vi trovate l'estensione, che come vedete io l'estensione ce l'ho, però la tengo chiusa. Quando aprite un video, un qualsiasi video, non solo film, un qualsiasi video è simile a questo qua. Viene fuori, vi fa vedere un 1 o un 2. Aspetta, perché adesso io l'ho chiuso, no? Quando io lo apro, eccolo qua, e dopo vi spiego perché non lo tengo aperto. Viene fuori così, però è chiuso, lo fate abilita, ecco che è abilitato. Una volta abilitato, qualsiasi video che voi andate che comunque funziona, io lo uso solo per scaricare film, naturalmente, perché non me ne frega niente di scaricare video, anche perché questo eccolo qua, vedete? MP4, MP4, MP4 in tutte le versioni che al momento riesce, scusate, in tutte le versioni che riesce a scaricarlo su YouTube. Comunque lo fa anche questo qua, quindi io lo uso specialmente sui film. Non lo uso per scaricare qualsiasi cosa, ma dopo ognuno fa naturalmente come vuole. Naturalmente per chiudere dovete chiuderlo anche qua, altrimenti resta sempre aperto. Perché lo tengo chiuso? Perché lo tengo chiuso? Perché tutte quante queste estensioni qua è come il nostro bellissimo smartphone che vi dice questa estensione ha accesso a. E ce ne sono un sacco: accesso al microfono, accesso su, accesso giù, alla linea wifi. Invece anche le estensioni sono la stessa cosa. Legge e modifica tutti i dati sui siti visitati e non potete farci niente. La maggior parte ha solo questa. Quindi vi raccomando, qualsiasi estensione che installate, fate dettagli e controllate se è autorizzata a fare qualcos'altro. Come vedete è sempre la stessa cosa. Però se noi andiamo qui ha molte più autorizzazioni. Gestisce applicazione estensione temi, gestisce download, vabbè, questo è il suo compito. Comunicazione con l'applicazione di interrompe, sì, questi qua interrompe. Oppure ce n'è anche un'altra che rompe le scatole. Questa a me mi rompe le scatole. Questa qua gestisce applicazione estensione temi. In poche parole, questa estensione qua ho visto che mi prende e mi cambia. Vedete che c'è il simbolino qua, è uguale a quello di YouTube. E cosa serve? Perché dite cambia queste qua, perché se voi tutti i preferiti li mettete qua e togliete la scritta, perché c'è la possibilità di questa metterla qua, ad esempio, vedete? Adesso lei me l'ha anche tolta. Voi la mettete qua, se voi cambiate
fatte proprietà, potete eliminare anche la scritta. Ecco che se uno le ha tutte qua davanti, se ha la scritta, questa estensione vi cambia il simbolino. Pensate di andare dentro una parte, invece va dentro dall'altra. Non so perché fanno queste cavolate qua, comunque sì, funziona così. Comunque fate attenzione quindi alle estensioni, cosa fate nei dettagli, andate nei dettagli e controllate cosa è autorizzata a fare. Non ho visto che fanno comunque, essendo la prima è la più bastarda. Comunque è così. Basta ragazzi, io non ho più niente altro da dire.